Siamo per le suore e per tutti gli ospiti di questa casa, dicendo insieme gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che sempre nei secoli dei secoli. Amen. Sant'Antonio. Ecco, preghiamo insieme a tutte queste persone di questa casa che hanno preparato per accogliere Sant'Antonio uno dei canti che facciamo insieme. In questa valle
noi ti imploriamo. Si eleva il canto, tu preghi ogni ora per noi Gesù, tu preghi ogni ora per noi Gesù. Noi ti imploriamo con infocati accenti, per chi la guerra, l'odio, il terror porta nel mondo senza dei tormenti, parsi pensier dell'uomo del dolor, da questo suor, oh dolce santo, a te che fior sei di virtù, dei tuoi devoti si eleva il canto, tu preghi ogni ora per noi Gesù, tu preghi ogni ora per noi Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il canto dal cuore si eleva con viva te, o Sant'Antonio prega per me, dal cuore si eleva con viva te, o Sant'Antonio prega per me. Col vecchio il giovane a te sen viene, e in atto supplice.
O Dio misericordioso che hai suscitato nella Chiesa i santi a nostra edificazione spirituale e a conforto nelle sofferenze, concedici di attuare in gesti concreti di vita il messaggio cristiano di Sant'Antonio e di trovare in lui un intercessore potente per le grazie che a te chiediamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sant'Antonio, prega per noi. E viva Sant'Antonio!
tutti sotto al tuo mando, ognuno solleva al suo Sant'Antonio, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio misericordioso che hai suscitato nella Chiesa i Santi a nostra edificazione spirituale e a conforto nelle sofferenze, concedici di attuare in gesti concreti di vita il messaggio cristiano di Sant'Antonio e di trovare in lui un intercessore potente per le grazie che a te chiediamo. Per Cristo nostro Signore. In questa valle di Giurano, tu Sant'Antonio, regni sovrano, ogni paese. Yeah.
L'abbiamo fatta anche quest'anno la processione di Sant'Antonio, questi tre giorni di processione, da giovedì sera che siamo saliti, siamo arrivati lì alla parrocchia della Santissima Trinità Capitolana, che chiedeva il nostro grazie e della nostra fraternità, di tutti i franti, a Buon Viaggio e il parroco, ecco, della parrocchia della Santissima Trinità. Grazie a Buon Viaggio, veramente di cuore, dall'accoglienza che ci ha fatto, ecco, da giovedì fin a dolce, ma anche sempre di dolce, perché sono stati questi tre giorni speciali per il popolo di Vitulano. Ecco, questo momento che prima che Sant'Antonio arrivasse lì sopra, noi già andavamo a visitando, ecco, gli anziani, gli ammalati, facendo questa il preannuncio della visita di Sant'Antonio, ma soprattutto portando la parola di Dio, portando il Vangelo, lo stesso Vangelo che ha portato Sant'Antonio, che continua a portare ancora oggi. Ecco. E anche attraverso dei centri di ascolti che abbiamo fatto, è stata un'esperienza molto bella. Qualche nostro grazie a tutte le famiglie, a tutti i centri di ascolti che ci hanno accolti lì venerdì sera, con i quattro centri di ascolti che Don Biagio ha evidenziato, e noi siamo andati e lì abbiamo avuto una risposta dalla parte della centro, Grazie a tutti veramente di cuore. Ma grazie anche a questi tre giorni, che va un nostro grazie anche al sindaco e tutta l'amministrazione comunale e qui di Vitulano, un grazie agli amici di Sant'Antonio, ecco, cosiddetti gli amici di Sant'Antonio, ecco, grazie veramente di cuore della disponibilità, dell'amore che avete verso a Sant'Antonio, ecco, si vede che si passa di generazione in generazione, si vede che è un